Niccolò De Ferrari, per cortesia. Sono appassionato di questo Boscarelli De Ferrari, un vino semplice, sì, ma molto onesto, molto sincero, come, sì, si dice, no? Parlo un po', non va legno, di che uve sono? Allora, è un taglio di Sangiovese principalmente al 90%, con del Canaiolo e del Merlot. Viene vinificato in acciaio e poi tenuto in cemento vetrificato per circa 9 mesi, dopodiché è messo in bottiglia. Per quanto riguarda la selezione delle uve, normalmente vengono usate le vigne più giovani, indipendentemente dalla loro posizione. È un po' la seconda scelta del Sangiovese, quello che non ha la perfetta maturazione o che non ha raggiunto quello che noi desideriamo per i vini del Vecchio. Chiaro, chiaro. Quindi viene imbottigliato giovane, un vino che non è per il grande invecchiamento, è da bersi entro 4 anni più o meno, 5 anni, 3. E la freschezza e la bevibilità sono i suoi elementi chiave. Bravo Niccolò, complimenti. Obrigado.